Buonasera a tutti i parrocchiani di Albate e di Mugio. Questa sera è martedì 28 di settembre, ci siamo trovati qui nella chiesa parrocchiale di Albate insieme al nostro amico Beppe Enafra, che è un responsabile della Caritas, perché stasera abbiamo parlato di un progetto Betlemme. Di cosa si tratta, Beppe? Sì, il progetto Betlemme è un progetto di accoglienza diffusa, cioè vuol dire accoglienza di poche persone in punti diversi della città. Per cui questo progetto è partito lo scorso anno in alcune parrocchie della città e stiamo cercando di ampliarlo, portarlo anche in altre parrocchie. Per cui Albate è venuto l'invito ad ascoltare il progetto e stasera appunto ho avuto l'occasione di presentarlo. L'abbiamo presentato alle persone che sono venute. Ma di che cosa si tratta? Perché accoglienza di chi, per quanto tempo, in quali condizioni? Allora, si tratta di accogliere persone senza dimora nel periodo invernale, ok? Per evitare proprio ovviamente che le persone possano avere gravi danni rispetto al fatto di dormire fuori, ecco. Quindi l'idea è quella di accoglierli nel periodo che va da dicembre a fine marzo, aprile, proprio offrendo loro la possibilità di avere un posto caldo, un letto e soprattutto creare relazioni con volontari parrocchiani che vanno lì a fare il momento dell'accoglienza e così ascoltarli nelle loro fatiche anche. Sì, noi abbiamo individuato insieme con Beppe e con altri volontari nel centro parrocchiale di Albate due aulette che sono troppo piccole per fare il catechismo con le attuali condizioni di distanza imposte dal Covid, dove potrebbero starci in una camera tre letti e nell'altra due letti, e poi c'è un'altra saletta dove sarebbe possibile fare le colazioni, perché è chiesto anche questo, vero? La notte e la colazione. Esatto, non viene chiesto la fornitura di pasti, cena o altro, ma un momento appunto post cena, quindi le persone continueranno a usufruire della mensa della città, e poi un momento alla colazione prima di salutarsi per l'inizio della giornata, no, per la sua strada. Ecco, l'idea è proprio un'accoglienza in semplicità, per quello che non viene chiesto chissà quale struttura, ma semplicemente proprio come l'idea di Betlemme, no? Un'accoglienza nella semplicità, proprio rispondendo a un bisogno delle persone. Durante l'inverno ci sarà in città comunque quell'accoglienza nelle palestre, nelle strutture pubbliche che già ci sono. Questa continuerà, perché sono tante, no, le persone che hanno questa urgente, esatto, necessità. Sì, sì, nel periodo invernale ovviamente il freddo fa muovere anche persone che magari durante l'estate riescono anche, tra virgolette, a sopravvivere in altre situazioni, che possono essere auto, case abbandonate. Chiaro, d'inverno è difficilmente sostenibile, quindi accanto a quelli che sono i dormitori l'idea è quella di offrire questi luoghi sicuramente più a misura d'uomo. Ecco, ma allora noi ammettiamo di avere questi 5 posti, chi ci mandereste concretamente? Sono cittadini italiani, extracomunitari, sono donne, uomini, giovani? Non sappiamo. Dici, cosa? Ma non lo so neanche io, vediamo, sarà una sorpresa. Vediamo un attimino, ecco, io in qualche modo, lavorando appunto con persone senza dimora, mi occuperò poi di fare il filtro rispetto alla persona, però mi piacerebbe che il bisogno, la richiesta venga da loro, e conoscendo alcune persone poi e mettendo insieme anche gli abbinamenti, ecco, vedrò di trovare persone che in qualche modo rispondono anche ai requisiti. Sono persone tranquille? Tranquillissime, sono, no, ripeto, la mia prima preoccupazione è ovviamente a una parrocchia che l'ha la disponibilità non creare ulteriori problemi, assolutamente, quindi sono persone conosciute, tranquille, di cui comunque ho massima... Il bisogno, cioè, diciamo, quello che la parrocchia deve fare cos'è? Avere un gruppo di volontari che alla sera accolgano, verso che ora? Intorno alle 20, ecco, poi lo tagliamo anche in base alle esigenze dei volontari della parrocchia. In genere tendo conto che
la mensa serale funziona dalle 7 alle 8, ecco, diciamo che e poi qui il tempo di arrivare. Arriveranno con l'autobus, come Caritas ci faremo carico delle spese di trasporto dell'abbonamento, ovviamente per agevolare gli spostamenti delle persone. Okay. Per cui arrivano, ci vuole qualcuno che apra fisicamente la porta del centro, che li accolga, che li accompagni e poi vanno a dormire. Ma ci vuole qualche volontario che dorma di notte qui? Come no, è? L'esperienza ci dice che a differenza dei dormitori, dove chiaramente il tipologia di persone molto varia, con molte problematiche, qui essendo ospiti che in qualche modo sono selezionati, ecco, diciamo che non creano problemi, non c'è bisogno di nessuna presenza, diciamo, di supervisione. Alla sera, in quell'ora lì, attorno alle 20, e al mattino a che ora escono? In genere l'idea è di riportare quelli che sono gli orari dei dormitori, quindi dalle 20 alle 8, anche rispetto all'accoglienza diffusa. Dopo ovviamente la disponibilità, sì, come dire, le esigenze dei volontari sì, comunque si terranno in considerazione. Ecco, quindi. Poi loro quindi escono e tornano in città, vanno alla messa cittadina o negli altri luoghi così. A noi è chiesto, alle parrocchie è chiesto questa accoglienza solo notturna e solo per questi mesi, quindi da dicembre a fine marzo, di solito è fine marzo. L'anno scorso i dormitori invernali hanno prorogato anche aprile, per cui ho chiesto alla parrocchia, alle parrocchie che l'hanno fatto l'anno scorso, se non era un problema continuare un altro mese, come immaginavo. Saranno uomini, che donne, non so. Allora, ovviamente si va per omogeneità, quindi se si decide per gli uomini saranno tutti uomini, se si decide per le donne saranno tutte donne per ovvi motivi. In genere per la maggior parte delle persone che dormono fuori sono uomini, e le donne sono già all'interno dei dormitori numeri significativi più piccoli, per cui si riesce a gestire. In generale saranno ma invece saranno i volontari devono essere quindi tutti uomini, i nostri volontari? No, assolutamente su quello, come nei dormitori ci sta, anzi il tocco femminile anche nel dialogo secondo me aiuta molto, soprattutto magari dove fanno fatica magari le persone a esprimersi, può essere l'occasione, chi lo sa, anche di imparare qualche lingua, qualche usanza. Perché comunque qualche ricetta, ogni incontro con una persona nuova è comunque apre orizzonti, per cui sicuramente una cosa sarà interessante. Benissimo, allora su questa esperienza poi la Caritas ha anche un video, ha preparato del materiale, quindi lo potete trovare sul sito della Caritas. Questa sera erano presenti un bel gruppo di persone, quindi con loro abbiamo indicato un percorso. Vi segnalo un numero WhatsApp che troverete anche qui sotto al video, che è possibile utilizzare, perché chi volesse sapere ancora qualche notizia o fosse disponibile, semplicemente manda un messaggio con scritto il proprio nome e cognome, in modo che sarà raggiunto da un successivo WhatsApp che inviterà a un appuntamento. Il numero è 328 164 9109. Allora segnatevelo, mandate un WhatsApp per dire mi piace l'idea, ci incontreremo ancora, abbiamo tempo fino al mese di dicembre circa anche per preparare gli ambienti che abbiamo identificato, ci sarà bisogno di aiuti anche materiali per le coperte, per l'attrezzatura che serve, per le colazioni poi durante l'anno, quindi se qualcuno per esempio non può venire come volontario ma dice io posso comunque fornire il materiale per le colazioni, sono assolutamente tutte possibilità che ci sono. Benissimo, questo è un progetto che affidiamo al Signore e chiediamo che ci aiuti a crescere nella carità. Grazie a Beppe, grazie a voi, grazie a voi. E ci vediamo quanto prima, grazie.